Lo vedremo dopo con Carlo Vallotto. Mi dicono che c'è Mattia. Mattia, ciao, ci sei? Eccoli. Buongiorno Alex, ciao a tutti. Eccoti. Allora, Mattia, come stai? Molto bene, sono state due belle nottate, le ore di sonno sono venute un po' meno, come vedete dalle occhiaie, ma le performance sono state molto importanti. Ecco, ti consolerai prendendoti una bella vacanza alle Maldive con la palma e sotto la palma e la tua branda, dato che so che hai preso tutta la corsa del Bitcoin. Tra l'altro era un livello che avevi dato più e più volte, quello dei 4.200, se non erro, la Sì, rottura. avevamo visto anche il canale assieme. Seguirò il tuo consiglio allora sulla località che mi hai consigliato. Era un livello importante perché era una resistenza sia dal punto di vista di prezzo, perché molte volte è passato di prezzo, grosse quantità, e anche a livello grafico e soprattutto a livello dinamico. Quindi il fatto che ci sia andata sopra con volumi ha dato dei segnali Ecco. acquisto importanti, come sempre in orari non convenzionali, ma ci voleva, ammetto che ci voleva, la volatilità mancava. Ecco, non posso che non chiederti quello che nel mondo cripto sta veleggiando appunto da quel giorno. C'è per caso un burattinaio dietro questo rialzo? Si dice che una persona abbia praticamente abbia fatto un ordine unico, in particolare un soggetto avrebbe potuto utilizzare un algoritmo per effettuare un acquisto massiccio fino a 20.000 bitcoin, scatenando gli Sì. ordini degli altri investitori coinvolti, causando un notevole aumento del prezzo della criptovaluta. Ma Matteo, io so che tu hai già la candela M15 che ha superato i 4.200, sicuramente sei entrato, se non avevi già Sì, dai, pendenti. con l'H4, dopo vediamo il grafico se vuoi. Comunque sì, ci sono varie chiavi di interpretazione, sicuramente l'ordine è arrivato e io diciamo faccio anche un po' seguito al video che hanno fatto Maurizio e Andrea di Crypto360 sulle varie interpretazioni e concordo sul fatto che comunque i russi come influenzarono il primo rialzo quando ci fu il problema di Cipro. E adesso secondo me da lì sta partendo buona parte degli acquisti e in più si evidenziano anche comunque dei lavori tramite Asia di alcuni exchange, e mi limito a usare la parola lavori, che evidenziano comunque che certi acquisti, diciamo, come dici tu, potremmo ricondurli anche alla parola burattinaio, che mi è piaciuta, una bella metafora. Però sicuramente il mondo asiatico, il mondo russo si sta posizionando seriamente sia OTC che retail sulle criptovalute. Questo è un segnale che al di là di grafici e book non possiamo ignorare, Alex, a mio parere. Se vuoi io ti condivido lo schermo, Sì, andiamo a vedere un po' di livelli. tra l'altro c'è anche un'altra teoria, no? Ovvero sia che comunque il Bitcoin, dopo aver rotto i 4.000, comunque si sono scatenati i compratori. Certo che per la pressione, perché io poi l'ho visto su un grafico anche a 5 minuti che c'è stata, credo che effettivamente, almeno per quello che posso avere di esperienza, gli algoritmi siano entrati pesanti, dice, più che Assolutamente sì, discrezionale. Alex. Se non eri lì a PC a schiacciare comprare, con il tasto buy, credo che Non c'è. difficilmente l'ordine sarebbe anche stato preso al prezzo battuto. Sì, no, non ce la facevi. Io ti dico, avevo gli allarmi e sembrava una caserma dei pompieri durante un terremoto quella notte lì. Dimmi, Sì, perfetto. confermami se mi Tutto vedete. bene, perfetto, vediamo il Ok, tuo ottimo. monitor. Allora, andiamo a prendere Bitcoin dollaro utilizzando Bitstamp, che a differenza di Bitmex è un exchange serio. Allora, quello che ci salta all'occhio, Alex, che a mio parere è abbastanza eloquente di quello che è successo. Guarda i volumi, questo qui è quello che succedeva a livello di volumi. Sì. Questi istogrammi qua, lo dico anche per i telespettatori che magari non hanno la tua dimestichezza con i book. Ok? Io vado a vedere quello che è successo qua anche su movimenti di un certo tipo. Ok? Piattissimi, piattissimi, piattissimi. Qui c'è stato un picco che è almeno 4 volte quella che è stata la media volumi degli ultimi mesi, almeno 4 volte. Questa rottura ha generato, la rottura di area 4200, okay, ha generato tutta una serie di algo che sono entrati bam 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 fino ad andare a fare tutti i tre target che noi avevamo dato come estensione.
5.003, che era il nostro terzo, diciamo, l'ha fatto, si è fermato, prese di posizione, adesso però sta consolidando i 5.000, se vedi, e non li sta consolidando con niente come qua, li sta consolidando con picchi di volume, quindi secondo me questo è un segnale che è stato importante in un orario comunque inaspettato, quindi come dici tu, o ci sono quelli che hanno gli allarmi come me e che dormono col PC sul cuscino, oppure questi sono tutti algo e ordini automatici che erano in macchina, quindi hai assolutamente ragione nella tua interpretazione. Se vuoi andiamo a vedere anche un pezzo di Ethereum. Sì, rapido, rapido. Rapidissimissimo, lo facciamo, guarda, contro euro per dare un'altra visione, così diamo un po' di operatività. E anche qui è significativo quello che ho detto prima, c'è questa congestione, parliamo di Ethereum euro fino all'area 130, 127, 130, rottura, volume, qua, picco, bam, andiamo su e andiamo a riprendere l'area 144 con un altro picco di volumi. Quindi queste secondo me due candele di volumi che abbiamo visto su Ethereum e su Bitcoin, le due principali cripto, sono estremamente significative, e chiuderei con i grafici, sono tutto per te. Ecco, domanda, ci sono tante domande, dato che il tempo è poco, colgo quella più tecnica. I nuovi livelli su Bitcoin e Ethereum? Allora, su Ethereum diventa a questo punto, andiamo ad alzare tutta la struttura, quindi avevamo visto i 140 come livello chiave, sono stati violati e ha formato un'area, diciamo, di base da cui è ripartita con volumi a 152. Quindi secondo me adesso il range è 152-180. All'interno di questi livelli lui potrebbe un po' lateralizzare, accumulare, fare un po' di compressione di volumi, poi sopra il 180, primo target 200 dollari, secondo 218-219 in estensione. Però adesso andiamo a vedere i 180, se continuano questi volumi, 180-200. Sotto 152 io vedo 140 come base, che diventa la nuova area 100, se vogliamo, quello che era il supporto fortissimo di prima. Benissimo, grazie, grazie Mattia, grazie per il tuo intervento. Sicuramente monitoreremo adesso il Bitcoin con particolare più attenzione, dato che effettivamente sembrano tornati i tori su quel livello, i volumi ci sono stati chiaramente in acquisto. Adesso speriamo il Bitcoin vada sempre, per anche divertirci assieme, perché vedere tutta questa volatilità è comunque sì pericoloso, ma altrettanto entusiasmante. Assolutamente sì, mi unisco al tuo augurio verso il pronto ritorno della volatilità per divertirci assieme a te e ai telespettatori. Benissimo Mattia, in attesa della tua vacanza ti auguro un buon trading e al prossimo appuntamento. Grazie mille Alex, buon trading a voi, un saluto a tutti gli spettatori, ciao ciao. Saluta Mattia Spangler da CryptoHub, rientriamo a breve con